sicuramente hanno avuto qualche occasione più netta della nostra. A livello di gioco, secondo me, siamo fatti assolutamente valere il primo tempo, ma anche dopo che abbiamo subito il gol, solamente che abbiamo concretizzato un pochino poco e questo forse ha fatto un po' la differenza. Sì, anche dal campo, insomma, ci abbiamo avuto anche noi questa impressione, che abbiamo tenuto bene il campo sia il primo che il secondo tempo. Certo, loro, era una partita che molto probabilmente sarebbe sbloccata su palla inattiva, sono riusciti a sbloccarla loro e hanno portato, insomma, l'inerzia della partita dalla loro parte, quindi hanno avuto anche un paio di ripartenze e questo, insomma, era un pochino, penso, come sarebbe andata la partita, era facile prevederlo, insomma. Ma a livello di, sul piano del gioco, come ho detto prima, secondo me abbiamo dato continuità e non è venuta continuità nei risultati. Siamo stati un pochino poco concreti e forse un po' sfortunati e disattenti in qualche palla inattiva che, insomma, ci hanno penalizzato sia oggi che con la scorsa settimana contro il Lanciano. Sono quelle che hanno fatto la differenza in queste due partite, magari bisogna un attimo sfruttarle e portarle a nostro favore. No, più che altro ci siamo un po' sbilanciati, abbiamo giocato di più, è vero, però quasi sempre nella loro metà campo, loro sono molto abbassati e quindi di conseguenza abbiamo concesso più campo, come era normale che sia. Loro, ecco, hanno sfruttato bene le due ripartenze sfiorando il raddoppio, ma ecco, era normale che noi cercassimo il pareggio in tutti i modi. Ma è difficile prevederlo, è vero che queste squadre, come l'Avellino, insomma, ha dimostrato oggi, è una squadra molto arcigna che la mette molto sul piano dell'agonistico, sono difficili da affrontare, però non credo che, credo che comunque alla lunga il gioco paghi. Noi puntiamo su quello e crediamo su quello, quindi non vogliamo, diciamo, cambiare la nostra filosofia. No, alla fine è stato forse un po' l'inizio, ma una volta superato, tornati in positivo, penso che non ci abbiamo pensato. Alla fine, dico, in battuta ci siamo abituati anche a peggio, quindi 3 punti sono pure pochi.